Buon pomeriggio, buon pomeriggio amici di Globus Television, tifosi rossazurri eh, puntualissimi alle 15, l'ennesima edizione di Globus Flash, ma non è ennesima la giornata in cui cade questo appuntamento, perché c'è questa eh, novità no? del, del, del venerdì, eh, contiamo... Di essere sempre con voi durante la stagione per questa mezz'ora che abbiamo felicemente sperimentato quest'estate, proprio per fare una sorta di preview per l'incontro eh, di campionato, maggiormente, ma anche di Coppa quando sarà il momento eh, della gara che andrà, che andrà poi giocata il sabato o la domenica o gli eventuali infrasettimanali. Quindi, eh, venerdì, calcionate flash che contiamo di portare avanti. Di venerdì in venerdì Vincenzo La Corte e chiaramente Salvo Russo, salvo buon pomeriggio. Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio ai nostri amici che ci seguono ormai e lo hanno fatto per tutta l'estate, eh, di fatto non siamo andati mai in, in vacanza, no? abbiamo sempre garantito l'appuntamento del lunedì. Tranne il sottoscritto che qualche volta sia un po'... Adesso eglissato. riprenderà la programmazione canonica con eh, tutti infatti. gli appuntamenti che a fine puntata eh, vi, mh, vi, vi ricorderemo eh, e con questo nuovo appuntamento che il venerdì pomeriggio eh, vi farà compagnia. Eh, oggi parleremo di tanto perché c'è da presentare la gara di domani, si gioca appunto eh, domani in quella di Potenza, la prima gara di campionato Sorrento-Catania, parleremo, anzi ascolteremo uno stralcio dell'intervista ehm, della conferenza stampa di Mimmo Toscano, poi di Calcio Mercato, eh, i Rumors uh, e tanto esattamente, altro. Esattamente. Ricordiamo però ai nostri amici che ci seguono attraverso... Eh, la tv o i social quali sono i punti di contatto e allora vado io vado io così mi tengo in esercizio per, per lunedì perché poi lunedì ne parleremo ci sarà ci sarà anche modo di rivedersi come sempre, allora i canali 15 e 18 del digitale terrestre per le frequenze della Sicilia, il 268, la stessa tecnologia per le frequenze nazionali, naturalmente il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video le grandissime piattaforme streaming Twitch e TV Dream, il social per eccellenza Facebook con la pagina Omonima della trasmissione, punta di diamante di questa programmazione, ovvero calcionate i commenti in Casa Rossa Azzurra, poi le nuove arrivate in Casa Globus che sono Local TV e Cyber TV per dar modo a tutti i fratelli Rossa Azzurri dislocati in ogni donde nel mondo di poterci seguire. L'app Globus Network Italia che ci fa compagnia e ci aiuta a eh, avere con noi sempre la programmazione televisiva e radiofonica Android e iOS, Apple. C'è anche. Uh, l'indirizzo Whatsapp no? che possiamo sì, ricordare WhatsApp. perché se qualcuno volesse approfittare per interagire con noi, oltre che sulla chat di Facebook di cui abbiamo appena parlato 340 051 12 86. Allora possiamo partire ufficialmente. Nel frattempo poi vedrete ogni tanto comparire appunto il numero Whatsapp in sovrimpressione. Partiamo ufficialmente. Oppure intanto presentiamo, c'è qualcuno nel piano di sotto? Lo, lo vogliamo presentare? Sì, sì, un, sì, c'è sì, un, sì. un nuovo inquilino. Un nuovo inquilino con tanto di maglia rossa azzurra. Eccolo lì. In, però, però in questo momento è in siesta dovuta al caldo e alle temperature estive. E il nostro inquilino? Non la vecchia matina l'elefantino. Sì, l'elefantino, eccolo qui. La nostra mascotte. E quindi, Bene. sì, diciamo che in questo momento è un po' ancora, ancora il calcio d'agosto, ma fino a stasera perché praticamente domani. Eh, stasera è già vigilia ma domani eh, sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione per quanto riguarda la serie C eh, ne parleremo anche in questo caso perché eh, quest'anno ci sono delle poche novità poche informazioni, no? se non ricordo male sì, Mi sembra sì, che c'è sì, anche sì. qualche ipotesi di formazione, no? Dopo, dopo, dopo sì, ci sì, arriviamo sì, sì. per gradi, per gradi. Sì, Mezz'ora no, che... mezz squaglia, eh? eh sa perché uno ha quella fretta. Squaglia, sì, <ride> del resto anche le temperature sono di nuovo tornate alte, per okay, cui vedete okay. che il nostro elefantino è un po' in, <ride> un po in estiva, siesta, eh, siesta per l'orario. <ride> e allora. Partiamo ufficialmente eh, con questo nuovo appuntamento, quello del venerdì, la presentazione eh, della sfida di campionato eh, che sarà appunto domani alle 18 in quel eh, di Potenza, eh, campo ancora una volta scelto dal Sorrento che non può disporre del proprio campo, quindi si giocherà al Viviani. Ecco queste sono le immagini eh, dell'impianto di Potenza che in qualche modo c'è una sorta di maledizione che deve essere sfatata perché ecco, lo scorso ecco. anno non è andata benissimo, quella tribuna stampa che ci ha visto anche i protagonisti lo scorso anno, domani ci sarà in collegamento a proposito di produzioni, possiamo anticiparlo questo sì, sì. anticipiamo che le nostre produzioni riprenderanno alla grande con eh, Studio Stadio Live domani quindi mezz'ora prima alle 17.30 appuntamento per seguire poi eh, le varie fasi, il pre eh, il durante i due tempi primo e secondo tempo il post partita con le interviste eh, poi in eh, sala stampa in mix zone eh, al, ai giocatori e all'allenatore quindi domani appuntamento alle eh, 17.30 su Globus Television avete già seguito il cartello con tutte le indicazioni per eh, appunto Studio Stadio Live. Sì. Più tardi parleremo poi degli altri appuntamenti. Esatto, Quindi esatto. domani comunque prima giornata ufficiale, primo incontro di questa nuova stagione, eh, Sorrento Catania. Esatto. Ne ha parlato naturalmente eh, oggi, nella prima vera conferenza stampa di questa stagione al Massimino, aperta, sì. aperta alla stampa, naturalmente Mimmo Toscano, uno straccio eh, del suo intervento. Positive, perché la squadra eh, lavora con impegno e con, eh, con attenzione e con concentrazione. Veniamo da una partita di Coppa con c'è che per me abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista mentale soprattutto, non era facile, 120 minuti stare sul pezzo, stare in partita e voler vincere e passare il turno, eh, per la prima partita che giocavano insieme non era facile, dal punto di vista atletico eh, abbiamo fatto una grande partita perché soprattutto sia nel secondo tempo che nei tempi supplementari la squadra mi sembrava le stesse meglio del primo tempo, quindi vuol dire che la condizione è buona e sta crescendo. Eh, poi è normale che dobbiamo migliorare dal punto di vista qualitativo, tecnico, ma solo la conoscenza, il tempo, eh, il feeling che si troverà eh, tra la squadra eh, e lo staff, eh, tra reparto e reparto, tra singolo calciatore, la conoscenza del compagno eh, sarà fondamentale. Noi dobbiamo essere bravi a lavorare come stiamo lavorando per accelerare questo processo di crescita. Noi eravamo presenti questa mattina, questo è lo straccio proprio di un passo importante ad una mia domanda sulle sensazioni dopo un mese oltre di lavoro in vista appunto di questa, di quella, della gara di domani. Eh, Vincenzo, poi naturalmente ci sono altri punti salienti importanti certo, di questo certo. intervento. Si parla di un nuovo progetto. Nuovo progetto, parole proprio sì, parole utilizzate dito... dal tecnico. Sì. Nuovo progetto, e naturalmente come dire, la mente fin troppo fervida, abituata sempre di no? tutti noi a cominciare a parlare se il nuovo progetto era da oggi perché finalmente gli uomini sono a disposizione quasi. Nell'interezza, no? levato purtroppo di lungo dei geni di questi due ragazzi sfortunatissimi che sono incorsi in corso in incidenti eh, nei primissimi giorni del ritiro di Assisi. Vedi eh, D'Andrea e vedi Adamonis, il sì, portiere che il portiere. sarebbe stato il titolare certamente se fosse stato disponibile e... In questo caso, è questo il nuovo progetto perché finalmente gli uomini sono a disposizione. O un, progetto, un nuovo progetto perché quella parola ridimensionamento ancora batte e deve, e deve farsi fa... capire e intendere fino a che punto viaggia questa parola. Chiaro che Toscano non, non è entrato nei dettagli, nei no, dettagli e soprattutto fuori dalle sue competenze che sono quelle squisitamente tecniche, probabilmente c'è un'altra chiave di lettura del nuovo progetto e c'è un progetto che deve essere ancora definito perché da qui al 30 di agosto chiaramente Toscano, questo lo, lo ha detto, lo, lo, ha, detto in maniera, lo ha fatto sì. capire, e, c'è ancora eh, dal punto di vista proprio di costruzione della rosa, eh, un progetto che va a definirsi perché attualmente ci sono dei giocatori per così dire in stand by. Altri sono in uscita definitiva, altri ancora col punto intervivo. Quindi il nuovo progetto sicuramente si riferisce al fatto che lui di potrà, tanti tasselli. Sì, sì. Quando potrà disporre di una rosa completa, avrà anche Chiaro anche l'idea di squadra, lo ha detto senza mezzi termini: che l'idea di squadra non può prescindere eh, dal senso di unione del gruppo, sì. eh, dal senso di eh, remare tutti nella stessa, nella stessa direzione. Eh, per cui, insomma, sono tanti i punti che eh, Toscano ha toccato. È stato davvero. Preciso, conciso nelle, nelle risposte, per cui questo è un merito che va, sì, eh, che va riconosciuto. Sì. Alla, Andare al alla... punto: assolutamente, sì, sì, meglio, al così, punto meglio così, senza tergiversare. Qui sono tante le cose che ha detto, eh, compreso il fatto che sulla eh, scelta della società, per esempio, di privarsi, così pare, no? quantomeno di Bois, che avrebbe anche il giocatore, avrebbe chiesto comunque anche lui eh, di poter. Eh, fruire di una, di una sì, la possibilità di, di un campionato giocare, superiore, c'è anche eh, poi la vicenda Castellini, ma c'è ancora tutto un punto interrogativo. E sui giovani eh, caro sì. Vincenzo, a te cari, perché sì. mi segui, ha detto che eh, sono giovani che la società che lui personalmente sta seguendo, che hanno l'opportunità di inserirsi ma poi devono essere i giovani a farsi trovare pronti. Bene, bene, sì, devo dire che francamente sinora non è mancato, ok che ci sono state delle contingenze, come dire, strettissime, per cui non c'era altro modo che non ricorrere a questi benedetti giovani, no? però il concedere dei minuti, il capire di che pasta è fatto forti, il capire che eh, il, il ragazzo d'attacco... Emilio è riuscito a tenere, come dire, eh, banco nella, nel tempo supplementare. Ecco, poi a proposito dei tempi supplementari, anche questa è stata una risposta alla tua domanda, il fatto della tenuta atletica è un tema molto interessante che sì, ha sviluppato detto... Toscano. E ne parliamo subito dopo, magari salutiamo i nostri amici Perfetto. e riprendiamo immediatamente il discorso. Salutiamo quindi Andrea Lamantia. Max Ligari che ci dice spettacolari con il cuore in rosso azzurro. Eh, salutiamo il caro Max, Santo Strano, buonasera. Per cortesia mi spiegate la questione cessione e acquisti. Non ci ho capito molto. Carmelo Zuccaro ci saluta, Lorenzo Giuffi, Sarà Giuffrida ci saluta anche lui. Angelo Riccioli, abbiamo un signore allenatore, Toscano fa la differenza. Antoni Nicolosi, buon pomeriggio, vorrei capire perché se al Catania servono gli attaccanti devono cedere Cianci ancora Enzo Rossi per un grazie, in bocca al lupo. Salvo Belfiore, buon pomeriggio, troppo silenzio dalla società e non è una cosa che si addice, Diego Raciti buongiorno, Francesco Lippo ci saluta, figli del vulcano, domani si inizia tutti uniti come dice il bister, vamos Catania, Antonio Scuderi che mi saluta, non sono preoccupato, sbaglio? Queste sono le, le parole. Assolutamente Antonio, non devi essere preoccupato. Sono d'accordo con te. Questa è la sensazione la, dei nostri amici. Eh, vediamo un attimino velocemente quel discorso della, della capacità agonistica di restare sul pezzo per ben. 120 minuti, più rigori che un'altra tensione, un'altra ansia rigoristi impeccabili, tra l'altro ci si è messo anche Peters a completare l'opera sì, 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 perché ha annullato sì, sì. uno dei tiri sì, tirato un po' maldestramente ma lui era pronto diciamo per, che, per deviare diciamo che quella parentesi dei calci di rigore ha un po' incarnato lo spirito che pretende Toscano eh, della squadra tutti uniti, tutti eh, utili alla causa e tutti sul pezzo, lui ha detto a prescindere dal risultato, quello che poi darà, darà il campo eh, sarà ehm, insomma, quello da, da raccogliere, eventualmente da cogliere per poi intervenire a fare degli aggiustamenti qui e lì, però lui ha detto, mh, si è detto molto soddisfatto eh, di quello che è stato l'esito della partita di Coppa col Crotone e soprattutto della seconda parte quella che riguarda proprio il secondo tempo e poi i tempi supplementari sulla tenuta anche atletica e sulla forza di volontà di una squadra che ha saputo anche soffrire poi è, ha reagito, è rimasta fredda e lucida e ha conquistato il passaggio al turno successivo Al nostro amico che chiedeva del discorso acquisti e cessioni che cessioni cui non ha capito molto possiamo... Uh, Rievilogare molto brevemente sul fatto che ci sono quattro uh, futuri tesserati che. Di cui due addirittura sono ad Assisi, ovviamente da tempi erano ad Assisi sì, già sì, con sì. la prima squadra. Roggiamo un attimo la scaletta poi ci rispondiamo. Sì, così perché così rispondiamo tempo, a questo amico. Diamo tempo a Gaetano Ligreggi, sì. che sta curando come sempre la parte tecnica, e quindi di saltare un attimo il prossimo turno di campionato e poi ci, ci troviamo. Torniamo sui quattro ragazzi mercato. di cui abbiamo parlato sempre, ma di cui abbiamo certezza che sono a Catania, sono si visti, a Catania. li si è visti in Tribune Elite con sì, tanto sì, sì. di indumenti eh, tecnici della società. Cioè, quindi cioè. evidentemente cosa succede Salvo? succede sempre che c'è questa benedetta remora nel far firmare i contratti perché c'è sempre quel discorso, quella spada di, Demo, di Damocle delle eccezioni, dico bene Salvo, ancora c'è molto da fare da questo punto di vista perché se non si incide in maniera interessante, in maniera intensa, eh, io temo che poi non è che ci sia tanto distacco da quel discorso fideusori che abbiamo appena affrontato agli inizi del mese. Ricordiamo che il 9 settembre sarebbe il termine ultimo per ulteriore fideusione qualora gli acquisti entro il 31 agosto superino sempre eventualmente sì, il limite precedente. Chiaramente il Catania spera che questi non solo vengano non vengono superati ma addirittura vengono contenuti no? in modo da liberare risorse eh, importanti. Assolutamente. Allora, e' qua l'inghippo, se sì, vogliamo è chiamarlo Vogliamo dire che effettivamente allora, ehm, non si sta tergiversando per altri motivi se non quello di dare una sorta di parola d'ordine che è equilibrio, che riguarda tutte le società di calcio, poi se vogliamo, sì, tra sì. entrate e uscite, sì. quindi si deve in qualche modo mh, stare accorti eh, a quello che è il bilancio attuale eh, e vedere se ci sono da qui al 30 di agosto altre, altri possibili colpi soprattutto in uscita perché quelli in entrata lo dicevi tu, lo hai anticipato almeno un paio sono certi certo. si tratta solo di, renderli, eh, di formalizzare il, il contratto altri due diciamo in diciamo... alternativa anche tre sono ancora trattative che alcune sono in stand by altre sono state congelate Bedimerola per esempio sì. no? che ha rifiutato trapani e che però starebbe ancora dentro il, un progetto eh, che Catania. Il Catania ha seguito, sì. una pista che il Catania sì. ha seguito da un po'. Eh, questo riguarda anche l'eventuale cessione di Bois, che sì. sembra ormai cosa fatta, sì. ma non c'è nulla di ufficiale. Si parla che di Carrarese? Si parla di Carrarese ed eventualmente mm. la dolorosa, Ahimè. Ahimè. Eh, il doloroso sacrificio di dover cedere Castellini, però è, 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 questa è, è un'ipotesi, un tra le tante al momento di ufficiale non c'è assolutamente nulla, ma sono ipotesi che comunque vengono... Eh, attenzionate e valutate naturalmente per i due certi da fi alla firma parliamo di Guglielmotti e Lunetta ormai e Lunetta, sì. da una vita. No? Spesso abbiamo visto le loro slide. Anzi, ora potremmo anche vederle, perché così, chi non ha avuto la fortuna di, vederla, di vederle in tribuna, si potrà, <ride> potrà fissare di corsa, andiamo di belli. corsa E poi si parla ancora di Gimenez sì. e di. Eh, Montalto che sono i prossimi due era, era sono, erano lì allo stadio sì, sì, e buono, quindi Massimino, sono, cioè. sono anch'essi pronti ramba di lancio però c'è sempre questa spada di Damocle delle cessioni che sono importantissime ai fini del discorso Fideiussorio che purtroppo non è finito il 9 di agosto torniamo un attimo perché il tempo andiamo con la scaletta che c'eravamo prefissati perché il tempo corre e poi magari leggiamo qualche sì. altro messaggio Andiamo invece alla presentazione di questa importante sfida, perché dicevamo che l'anno scorso è stata un po' una, una bestia nera. Una, sì. delle, bestia, una delle tante bestie nere. E lo era stato nel finale. Ed del, è stato nel finale. Della D, dell Anche della Serie D, nell'anno vittorioso assistente. Anche quello, sì. Nella pool eh, scudetto nella lo pool è stato. scudetto, sì. Una eh, delle sì. pochissime sconfitte infatti, infatti. Eh, subite dal Catania. Lo scorso anno, proprio in quel di Potenza, alla penultima giornata di campionato. Mm. Mh, a Catania servivano punti necessari per evitare Quel, eh, patemi d'animo no? all'ultimo momento, come poi abbiamo vissuto e lì invece il Catania uscì mh, con una sconfitta eh, per 3 a 2, che forse non era numericamente dal punto di vista numerico così pesante, ma quanto dal punto di vista sì. psicologico. Sì, sì. Andiamo a vedere invece domani quello che potrebbe accadere in mezzo alle formazioni alle probabili formazioni, ringraziamo per questo come sempre Salvo Ferigno, tu di Compagnia, questa è la probabile formazione del, del Catania, Betters in porta, poi linea difensiva a tre con Gerardi eh, o Di Gennaro e poi Di Gennaro centrale o Quaini in alternativa e Castellini a sinistra, vedete ancora nella grafica il nome di Bois che potrebbe anche giocare m, domani eh, oppure in quel caso lasciare il posto a Gerardi spostato sì, sì. sulla uh, ecco, linea. Diciamo di che è quello che scatena poi il vero, uh, come dire, la vera alternanza dei giocatori in campo, l'esserci o non esserci di Bois. Poi di tacchio centrale insieme a Sturaro o a Verna, che Va ha bene. fatto benissimo sì, 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 eh, sì. dal momento del suo ingresso in campo nella partita di Coppa, e poi a sinistra Anastasio davanti Carpani e Luperini a sostegno di. Popovic insomma, che, rimane al momento, di nuovo, diciamo. che rimane al momento l'unica punta vera eh, centrale, altro che Paternò, che è il lato prossimo per andare a Paternò e quindi rinunciare al professionismo. E, al momento, insomma, sì. e invece... questa è la formazione invece del Sorrento. Sì, uh, dunque a Raser eh, con, in porta, con eh, Vitiello, Blondet, Fusco e Panico a formare i quattro della uh, linea difensiva, con i due mediani che sono Ricciardi e Cucurullo. Poi eh, nel 4-2-3-1 eh, dovrebbe trovare posto di Francesco sì. oppure in alternativa, in ballottaggio c'è... Eh, Cagnaniello. Cagnaniello, e poi dall'altra parte Guadagni o Russo Scala e la punta centrale in questo caso Capone che ben conosciamo e Capone che ben conosciamo. Questo per quanto riguarda le formazioni, le probabili formazioni. Torniamo ai nostri amici. Sì, vediamo social. un pochettino di aggiornare. Qualche commento, eh, graziano Vilardita. Eh, se tutto va bene, se mu pessi, va bene, suppongo sia per ridere, Tony Alticozzi che ci saluta e abbiamo aggiornato i saluti dei nostri amici. Eh, avete visto che qua sul tavolo c'è un, un gradito ritorno? Eh, pochi mesi fa avevamo salutato la versione white del casco, un casco preziosissimo, ma cosa è successo? È successo che nei meandri, nei depositi dei fratelli Gego, cosa è successo? È uscita fuori la versione black del, del casco old style del Catania eh, 1946 con lo stemma e i colori ufficiali, come sempre rosso azzurri. E quindi eh, ci sarà modo anche questa stagione di rinverdire quel pronostico della posizione del Catania alla fine della. Uh, regular season, ne, ne riparleremo più avanti. E poi altri concorsi. Torna il gioco del cuscino, uh, tornerà il gioco della firma. Quindi, con allegato il buono. Qualche altra novità? non sono escluse novità. Quindi con la firma c'era il famoso buono da 100 euro spendibile presso i fratelli Geco, presso Geco Motors. Ulteriore sostegno alla nostra trasmissione da parte loro. E lo abbiamo detto prima: il gioco del cuscino. Eh, sempre da parte loro, con, eh, con eh, il risultato da indovinare di volta in volta, ci aggiorneremo anche per questo. Ci aggiorneremo tra un po', ne parleremo sotto proprio finale, e parleremo delle nostre produzioni. Mancano 5 minuti, allora andiamo a vedere il turno di questa prima giornata di campionato. Eh, che si gioca eh, nel weekend a partire da domani, eh, anzi a partire da stasera in effetti perché la prima che si le prime partite che si giocano proprio sì. stasera eh, Giuliano oggi. Taranto, eh, Juventus Next Generation contro Audace Cerignola e poi Latina Casertana. Sì. Domani alle 18 Sorrento Catania, poi eh, Picerno Avellino e, e Messina. Allora, domenica con domenica, tutto il resto domani c'è solo eh, Sorrento Catania eh, domenica tra domenica e lunedì le altre partite quindi sì. Picerno Avellino Messina Potenza e eh, Turris, Turris Monopoli. Monopoli si giocano domenica 25 mentre Benevento Cavese eh, Crotone Altamura e Foggia Trapani si giocheranno lunedì 26 quindi serie più spezzatino di così non ah, si, uno può, spezzatino, non si evidentemente come eh, di questa giornata chiaramente eh, tengono banco alcune partite non, perché c'è tanta curiosità poco. Eh, perché bisogna vedere appunto come si presenteranno ai nastri di partenza determinate squadre Curiosità anche sulla Juventus Next Generation che è stata inserita. Questo, questo, strano, questo, questo strano nome no? che, sì, sì. che arriva fino alle nostre pendici. Sì, che La terza giornata ci vedrà impegnati in una sfera lunghissima sì, a Biella. No? Infatti, perché Frabenzi è, è scomparso il mitico Moccagatta che noi eravamo sì, sicuri sì, di andare sì. a trovare e invece e hanno invece cambiato campo. Hanno cambiato campo. Si va a Biella. Quindi, questa è la prossima. Eh, la, la, la giornata, eh, la, prima, la giornata. prima giornata che vede il Catania in trasferta, come detto, sì. abbiamo anche la seconda giornata, primo turno casalingo per il, per il Catania no? si inizia sempre venerdì come al solito si inizia venerdì con Audace Cerignola CR Messina e Casertana Juventus Next Generation ancora Taranto Latina si passa al sabato con Monopoli Sorrento e poi si va alla domenica con Potenza Turris Trapani Picerno Avellino Giuliano già siamo a lunedì già siamo a lunedì ecco che tocca anche a noi di lunedì precisamente alle 20.45 con Catania Benevento e già, quindi abbiamo già uno scontro veramente da perché è chiaro dove ci si guarda guarda leggendo nella stampa specializzata Avellino, Benevento, Catania solo in ordine alfabetico sono quelle menzionate come le, le ammazzasette del, del girone no, vediamo poi cosa dirà il campo ancora Cavese Crotone per chiudere la seconda giornata e Altamura Foggia quindi derbissimo pugliese per quanto riguarda sì. la neopromossa Team Altamura che insieme al Trapani è entrata nel nostro girone. Ci sono delle situazioni ancora tutte da definire. Mm. Certo, il Catania eh, per quello che è il sentore e il giudizio anche degli addetti ai lavori della stampa nazionale dovrebbe essere tra le squadre, eh, di, 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 per così dire, di vertice. Fessore, sì. Tra queste c'è anche Occhio, da, da Occhio al Trapani, che è una eh. società che ha speso eh, parecchio e che ha che costruito si è da fare, continua da un essere. organico diciamo di primo ordine. Poi ci sono delle situazioni un po' anomale, strane, vedi Taranto per esempio, che in questo eh momento eh sì, questo è Taranto altro... che, fra l'altro nel Taranto era andato il nostro Bocic che poi con l'avallo del Catania sì, 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 ha ottenuto Sì, sì, sì. beh, testerino. non, non c'è una situazione semplice sì, sì. in quel di Taranto vabbè, poco, poco ce ne cade insomma, in qualche modo allora, siamo in addirittura di arrivo se velocemente abbiamo qualche sì, altro no, messaggio vediamo un attimino e poi andiamo alla nostra programmazione sì. eh, quindi abbiamo ancora Francesco Lippi che col Benevento per esigenze Rai Sarà il 2 settembre lunedì. Sì, lo abbiamo detto. Se ne parla lunedì sì, perché la, 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 la trasmissione è ripresa da Rai Sport sì. e quindi è uno di quei famosi lunedì che Rai Sport fa le dirette con la serie C. Quindi andiamo alla programmazione. Abbiamo cominciato oggi e questo sarà il ritmo abituale delle settimane. Si inizierà il venerdì con eh, Calcionate Flash con noi due naturalmente in co-conduzione, si andrà alla studio Stadio Live quindi alla partita. In diretta per questa settimana a Potenza, Alviviani, Sorrento, Catania, con Stefano Sica al commento della gara e la conduzione tecnica, la regia della squadra esterna sotto la sapiente regia di eh, Gaetano Ligreggi. Quindi noi in studio, il sottoscritto Salvo Russo e il direttore Enzo Stroscio, a partire dalle 17.30 domani sabato per essere puntuali con voi alle 18.00 al fischio d'inizio. Vi faremo compagno. Chiuderemo il lunedì il nostro, trittico, no? il nostro trittico della informazione sportiva con calcionati commenti in Casa Rossa Azzurra che riprende nella sua versione standard di un'ora, almeno un'ora, diciamo, per commentare quello che è avvenuto. Ci saranno eh, i commenti, ci saranno le interviste, ci saranno eh, le nostre opinioni e quindi e i vostri soprattutto importanti commenti quindi vi aspettiamo lunedì alle 19 riprende calcionate i commenti di casa rossa azzurra naturalmente vi tenete aggiornati con il sito con globus magazine con le pagine sì, facebook le... potete avere le... tutto ciò che è in diretta tutto ciò che è il corrente che noi eh, gestiamo eh, con diciamo, con articoli o con post che possano sollevare ogni vostra perplessità. Vi terremo informati, informati, staremo sul pezzo come si suol dire, eh, cercheremo naturalmente eh, come sempre di seguire questa lunga stagione che ufficialmente è già partita sul campo, partirà domani, domani. alle 18.00. Prima gara in trasferta per il Catania. Sono Catania al Viviani di Potenza. L'appuntamento è per domani? Domani, vi ricordo, alle 17.30, parte studio-stadio studio live. 17.30 ci saremo in studio. Eh, Vincenzo Lacorte, Corte, Salvo Russo, il direttore Enzo Stroscio, dal Viviani di Potenza in diretta eh, sotto la regia di Gaetano Ligreggi. Stefano Sica per commentare e interagire con lo studio e con voi, naturalmente. Vi aspettiamo. Non mancate! Alla prossima! A voi, buon pomeriggio! A Alla prossima!